Cosa dici se ascoltiamo la mamma cosa sta facendo in macchina con Chiara? Qua Stiamo è la mamma, vedi? spiando noi. Sì. Spiamo. E siamo degli spiatori. Fammi vedere dove sono. Vedi? Senti, questa è la mamma, sentito? Sta andando a 46 all'ora. No, Porca miseria, potrà fare un incidente. 46 in questa strada qua è giusto, massimo 50, può andare. Può andare. Chissà dove sta andando. Un altro negozio, ma No. gli ho chiesto che mi compra il bordarachidi Davvero? oggi. Siamo degli spioni noi siamo, vero? Oggi stiamo spiando. Invece di non spiare, spiamo oggi. Ed eccoci qua con un altro video. Io sono Issam e oggi vediamo questo apparecchietto piccolissimo, geniale. Che cos'è questo apparecchietto? È un localizzatore. Pesa solo 17,6 grammi e come potete notare è magnetico, infatti non cade. Dovunque va questo aggeggino, riuscite a localizzarlo. Non solo, ha anche un microfono all'interno che se lo attivate con l'applicazione sul cellulare potete ascoltare l'ambiente. Quindi se qualcuno parla, potete sentire cosa sta dicendo. Questo tracker si può utilizzare per tanti scopi, alcuni sono illegali che sconsiglio assolutamente, per esempio andare a spiare qualcuno senza il suo consenso, ma ha anche altri usi molto utili, per esempio da mettere su un cane, eventualmente se si perde, da mettere per esempio in una valigetta, sotto la sella della vostra bicicletta, sulla porta del vostro garage. Ecco, se qualcuno apre la porta del garage vi avvisa, quindi si può utilizzare anche come antifurto. Si può mettere nella vostra macchina, se qualcuno ruba la vostra macchina vi accorgete e sapete dov'è. Arriva in questa scatoletta, come potete notare qui c'è scritto Wi-Fi, GPS, LBS, perché si aiuta a localizzare la propria posizione tramite le reti wifi esistenti nell'ambiente, tramite GPS se all'aperto e tramite LBS se al chiuso. Che cos'è l'LBS? Praticamente la localizzazione tramite le antenne cellulari. Per quanto riguarda la precisione, GPS è da 5 a 10 metri, per quanto riguarda la localizzazione tramite LBS e wifi va da 500 metri a 1 chilometro. Nella scatola arriva un cavetto USB per caricarlo e per caricarlo ci vuole un'oretta, e una volta caricato e attivato la batteria dura da 2 a 3 giorni. Questo dipende dalla frequenza che impostate voi alla quale trasmette la propria posizione. Nella scatola troviamo il manuale di istruzioni in inglese e in cinese, che in realtà è scritto in Chinglish. È veramente difficile da capire anche se sapete bene l'inglese. Nella scatola troviamo anche questo pezzettino di plastica che serve a chiudere lo sportellino dove inseriamo una SIM, perché questo localizzatore è impermeabile agli schizzi d'acqua, ma non è impermeabile all'immersione. È molto semplice da utilizzare, basta mettere questa SIM card all'interno così. Chiudiamo lo sportellino, una volta chiuso dobbiamo schiacciare questo bottone. Una volta schiacciato vedete che c'è una lucina rossa che poi si spegne, appena diventa verde se schiacciamo il bottone l'apparecchio è già attivo e riesce a mandare la sua posizione alla nostra applicazione. Attenzione che questo apparecchio funziona solamente col GPRS, quindi la scheda SIM deve essere capace di funzionare in 2G, quindi le SIM della 3 non funzionano perché sono USIM e funzionano solamente con 3G. Una volta scaricata l'applicazione sul nostro smartphone o anche smartwatch, dobbiamo inserire username e password. Per quanto riguarda il username lo troviamo sul nostro apparecchio e il codice email, invece per quanto riguarda la password è 123456. Ecco, una volta messa la prima volta la password potete anche cambiarla. Infatti l'ho cambiata così non potete localizzarmi. L'applicazione si può scaricare andando a leggere questo codice, ma comunque vi lascio un link nella descrizione di questo video. Una volta entrati nell'applicazione, come potete notare qua ci dà che online. Se vedete che offline, per capire bene se avete fatto tutta la procedura bene o no,
potete chiamare l'apparecchio. Se suona vuol dire che funziona, se non suona invece vuol dire che non è connesso alla rete cellulare. La prima cosa che bisogna fare è andare nelle impostazioni e mettere il center number settings. Che cos'è? È il mio numero di cellulare praticamente, perché questo apparecchio è capace sia di mandare messaggi SMS ma anche di chiamarci direttamente al cellulare. Possiamo attivare o disattivare gli avvisi verso il nostro cellulare con una chiamata, perché questo apparecchio è capace di sentire le vibrazioni e possiamo impostare le vibrazioni su alta sensibilità, standard, bassa o togliere completamente la sensibilità alle vibrazioni. Vuol dire che ogni volta che l'apparecchio viene scosso, per esempio se lo mettiamo in una macchina, appena inizia la macchina a camminare ci avvisa, o con una chiamata se attiviamo per esempio la chiamata, o direttamente con un messaggio verso l'applicazione. L'apparecchio è capace anche di avvisarci tramite SMS se la batteria è scarica. Vedete che mi ha mandato un messaggio. Se clicchiamo qua possiamo impostare per esempio quante volte fa l'upload della sua posizione, per esempio ogni minuto, o per esempio solamente quando cambia la sua posizione GPS. E possiamo attivare o disattivare i suoni o le vibrazioni dell'applicazione per avvisarci quando c'è da avvisarci. Ecco, andiamo adesso nella pagina principale, per esempio andiamo a tracciare live il nostro apparecchio. Ecco, una volta entrati nel live tracking possiamo vedere se il nostro tracker sta funzionando in GPS o in LBS. Come potete notare qui c'è scritto GPS statico, perché ho messo il tracker fuori nel giardino, l'ho buttato e adesso mi dà la sua posizione e non si sta muovendo, altrimenti mi avrebbe dato un avviso, che come potete notare qua nei messaggi ho tantissimi avvisi che sono arrivati dal tracker. Sono avvisi di vibrazione, vedete che mi dà l'ora quando è stato diciamo. Questo invece è un avviso di low battery, quindi la batteria si stava scaricando. Ci sono anche degli avvisi SOS. Ecco, sul tracker c'è un bottone, se cliccate questo bottone, lo tenete premuto per qualche secondo, il tracker fa una chiamata verso il cellulare, così potete ascoltare quello che si sta dicendo. Per esempio in situazione di emergenza si può utilizzare. Possiamo anche utilizzare questo bottone per andare a vedere per esempio mia moglie dove è andata oggi, e vedete qua ci sono tutte le posizioni dove si è fermata con il tracker in macchina. Ecco, una funzione molto utile che qua la chiamano geography, insomma non è una traduzione ottimale dall'inglese all'italiano, che sarebbe il geofence. Praticamente voi decidete un raggio che potete aumentare o diminuire, se il tracker esce da questo raggio vi avvisa. Ecco, questo potrebbe essere utile se siete per esempio nella vostra villetta e il vostro cane si allontana, vi avvisa il tracker. Invece questo bottone monitor, se lo schiaccio praticamente il tracker fa una chiamata verso il mio cellulare e io posso ascoltare l'ambiente attorno al tracker. Vedete che adesso mi sta chiamando e posso mettere il viva voce e ascoltare quello che si sta dicendo. Ecco, in questo momento però non c'è nulla che alberi e erba vicino al tracker, quindi non posso sentire nulla. Insomma, a parte gli usi illegali, questo tracker per la sua dimensione, per il suo peso, insomma come funziona, è fantastico. Ecco, l'unico svantaggio è che per funzionare dovete avere una SIM card attiva che può fare le chiamate e può anche connettersi a internet. Ecco, questo tracker costa 14 euro spedito a casa, quindi più o meno tra il tracker e la SIM card non andrete a spendere più di 25 euro, perciò se vi serve qualcosa per proteggere la vostra bicicletta sicuramente è conveniente. Vi lascio il link nella descrizione di questo video. Nel frattempo, se lo trovate utile, condividete il video con i vostri amici e se non siete ancora iscritti cliccate qua per iscrivervi. Grazie a tutti e ciao, alla prossima.